Dalle corrette modalità di approccio con la vittima alle procedure di intervento in casi di reati fino alla documentazione di fatti e circostanze, questi i temi trattati ieri in concomitanza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne presso il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, nel corso di un seminario sugli aspetti sostanziali e procedimentali introdotti dalla legge 69 del 19 luglio 2019, il cosiddetto Codice Rosso. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati argomenti di carattere giuridico ed operativo a favore dei militari dell'arma, chiamati a compiere il primo intervento. Presenti anche le autorità competenti, giudiziarie e militari specializzati del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. L'incontro si è aperto con i saluti del Comandante Provinciale Gianluca Trombetti, del Prefetto, del Presidente della Corte d'Appello Iside Russo, del Procuratore Generale della Repubblica Leonida Primicerio, dopodiché ha preso la parola la dottoressa Patrizia Imperato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Salerno, Gaetana Maruso, Sostituto Procuratore della Repubblica a Nocera Inferiore, e Maria Chiara Minerva, sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno. Tutte hanno offerto una panoramica legislativa, giurisprudenziale ed operativa della legislazione in materia. Al termine ha preso la parola anche il maresciallo capo dei Carabinieri Viviana Ruocco, referente provinciale per i reati connessi con la violenza di genere, che ha anche illustrato, mediante la proiezione di diapositive, alcuni aspetti relativi al prontuario operativo sulla tematica, prontuario che è stato edito proprio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. L'iniziativa prosegue anche oggi a Vallo della Lucania presso il Palazzo della Cultura, il 27 novembre a Sala Consilina presso il Polo Culturale Cappuccini.